Federico Michetti, Uka Uka Racing, campione del mondo in carica, e poi anche Magis Europe, ma ne parleremo dopo. Ti do la classifica, qual è la prima riflessione? Beh, la prima riflessione è che il livello è sempre altissimo e che fare le regate alla Volvo Cup è incredibilmente terapeutico per la velocità e l'affiatamento dell'equipaggio. È tiratissimo, Flavio è come sempre bravissimo, poi ce ne sono tanti altri che stanno crescendo tantissimo come Saetta, Eli Hansen ieri ha avuto un po' di problemi, Alina però comunque sono sempre eccezionali e ieri è stata una regata fantastica, veramente tre prove con 20-25 nodi, sole, caldo, incredibile, penso che il Melges abbia dimostrato una volta ancora quanto è una barca moderna e divertente, veramente spettacolare. Per voi qui a Cagliari si è trattato del debutto in Volvo Cup, la vostra stagione prima di venire qui come si era sviluppata? Diciamo che la strategia, visto che il mondiale sarà da Napoli a metà ottobre, è stata quella di andare a fare la classica Key West, dove c'erano un po' tutti, e poi purtroppo per tutta una serie di concomitanze sfortunate i nostri programmi americani erano in concomitanza con le regate della Volvo e quindi abbiamo deciso di dare comunque sfogo a tutta una serie di prove. Abbiamo fatto un allenamento con il team North Sail a Miami durante Alassio e poi l'unica occasione per andare ad Annapolis a provare il campo di regata era durante Puntala, quindi abbiamo perso due tappe che sono state bellissime. Vi assicuro che quando eravamo ad Annapolis eravamo estremamente tesi perché avremmo voluto essere a Puntala, però insomma abbiamo scelto questa strategia. Adesso faremo l'ultima parte della stagione in Italia e in Europa con Cagliari, Torbole e l'Europeo, dove invece cercheremo di mettere a punto le ultime correzioni per arrivare al mondiale a puntino. Che campo di regata è il campo di Annapolis? Guarda, Annapolis penso che dire che è un gran casino non sia abbastanza, c'è molta corrente, il vento salta, fa di tutto, quindi ci può essere giornate di bonaccia o di 25-30 nodi, a ottobre credo che il nemico più grande sarà il tempo, soprattutto perché fa freddissimo, rischi di fare le regate veramente con 10 gradi e quindi fare due prove al giorno con 2 miglia di bolina, magari con 25 nodi e 10 gradi, l'acqua gelata è molto fisico, quindi credo che questa variabile sarà comunque un fattore importante. In quanto responsabile di Melges Europe, il passato del Melges e il presente del Melges 24 lo conosciamo, quale futuro? Il futuro credo che sia molto chiaro, è stato molto chiaro ieri, che questa barca è un bolide che è molto efficiente, che è sicura, che è divertente in tutte le condizioni, che tiene benissimo il vento, quindi il 24 credo che continuerà a essere in salita. Ci sono due classi emergenti che sono il 32 e il 20 che secondo me stanno sfruttando un momento molto particolare dell'economia e quindi sono barche che per quanto sicuramente care, come dicono tutti, sfruttano il fatto che sono meno care di tante altre e più semplici da gestire, quindi sono in grande salita anche loro. Sono tre prodotti completamente diversi, il 32 è per l'armatore arrivato che ha voglia di fare le regate con un equipaggio molto grande, il 20 è per chi invece ha voglia di limitare i costi nella stagione perché alla fine sono solo tre persone, e invece il 24 è per chi vuole, innanzitutto il 24 è una delle poche barche che possono essere timonate dai professionisti, quindi penso che sarà la valvola di sfogo dei top team o degli avventurieri che hanno voglia di venire qua e di regatare contro i campioni e di dirla loro molte volte come spesso capita.